Eccoci qua in un nuovo video, ragazzi. Siamo in Croazia e c'è già gente che prova laggiù, eh? Non va bene. Dicevo, siamo in Croazia, siamo a Losinci per la prima tappa di AXS. Vi porto con me in una track walk abbastanza veloce e let's get to it. Ok, partenza già difficilissima a piedi. Appena finito di piovere, le condizioni non sono proprio il massimo. C'è nebbia come in Valpadana. Ok, dopo la partenza, piccolo tratto abbastanza impianeggiante dove bisogna pedalare un bel po' per guadagnare velocità e abbiamo già il primo salto qua di una serie di salti abbastanza grossi. Questo sarebbe il primo salto, non so se sarà più veloce copiarlo e quindi spingere su tutte e due le gobbe oppure provare a tirarla su ma stare tanto tempo in aria per poi atterrare laggiù dove c'è Francesca. Piccola curva a sinistra che ci mette qua sul secondo dei salti. Questa è una piccola hip molto molto facile e anche abbastanza divertente, che però bisogna farla molto bene, molto precisa, perché poi ci serve la velocità per il salto grosso laggiù. Eccoci qua sul primo dei due salti grossi, circa 12 metri a quanto detto Lori Mascherini. È abbastanza facile, è uno step down abbastanza grosso, ma poi c'è una hip un po' difficile. Nel mentre, per non farci mancare nulla, ha anche iniziato a piovere. Comunque questo è l'atterraggio di questo salto, è abbastanza grosso anche questo, sarà una decina di metri pure questo, però l'atterraggio come vedete è storto, pende verso sinistra e non c'è tanto margine di errore qua, infatti hanno messo anche dei materassi non troppo utili, vabbè. Qui rispetto alla Coppa del Mondo del 2018-19, non mi ricordo, hanno cambiato questa curva e adesso è molto più facile, molto più sfondata e piena di terra. Mi ricordo che era una delle curve più tecniche dove potevi sbagliare e perdere tutta la gara. Dopo un pezzo un po' in piano c'è questo primo drop. Non è grossissimo, però il problema è l'atterraggio, che è pieno di pietre che possono spaccare il cerchio. Come lo vedi qua al primo giro? Atterraggio. Atterraggio su queste pietre. Quella lì bella. Quella lì? Sì. L'hai detta? Questa è la prima curva un po' tosta, prima scelta di linee da fare. Se da qua andare a sfondare su questo piccolo appoggino per poi ricorreggere la linea e andare all'esterno, oppure da qua dove sono io alleggerire, saltare sopra questa pietra che al momento scivola davvero tanto e poi farla sfociare verso l'esterno con una linea un po' più rotonda. Vedremo, proveremo domani. Altro tratto con due linee, questa è l'esterna, quella classica che c'era anche alla Coppa del Mondo. Qua c'è un po' di cemento, quindi è abbastanza safe. Se no, quest'anno c'è questa, perché hanno fettucciato non a quell'albero, ma là. Quindi si può tagliare e poi andare verso sinistra, quindi tutto interno si fa molta meno strada rispetto all'esterna, però bisogna vedere là dietro se permette di passare agevolmente e si mantiene abbastanza a velocità questa linea. Sì, direi proprio che una chance gliela diamo con l'interna, scendere poi da quel muretto verso sinistra dove c'è un po' di terra e poi bisogna fare questo doppio che, ok, è cortissimo, però guardate l'atterraggio, fatto di spigoli vivi, questo è assurdo, se si atterra qua si spacca tutto. E poi si continua con questo dritto abbastanza viscido, anzi super viscido. Abbastanza o super viscido? Super. Super viscido. Vai Albi, facci vedere quanto scivola, quanto è viscido. Sì. Tutto dritto, molle. Scivola? No. Materasso là subito. Qui proprio non c'è una vera e propria linea, anzi c'è più la speranza di arrivare laggiù in mezzo ai due materassi. Come vedete qua è pieno di pietre, si scivola davvero tantissimo, quindi bisogna stare cauti. Abbiamo già visto due persone che giravano rischiare la vita, incredibile, si scivola tantissimo. Altra linea super slippery qua vicino a questo muretto, si deve fare l'esterna e poi qua dove sono io invertire e salire più o meno a metà verso quella parte lì. È abbastanza impegnativa vista oggi con questo terreno così viscido, però speriamo domani cambi un po'. Cosa hai detto? Meglio che non lo ripeto, va. Cosa ha detto?
Non le ripetere. Non conviene. Bando alle ciance, qua possiamo considerare anche la linea bassa, perché questa è una zona dove si rischia un po' meno. Qua sì, ci sono le pietre, ma sono abbastanza messe in piano. Lassù invece sono tutte in contropendenza, quindi c'è molto meno margine di errore. E vista la pista com'è scivolosa, l'errore ci sta. Mentre invece qua dietro si può provare sia a passare qua bassi bassi, sia a stare più o meno a metà e continuare a guadagnare velocità per poi fare la curva laggiù in fondo, che è di terra, il più veloce possibile. Quindi direi con Albi domani le proviamo entrambe le linee, uno sotto, uno sopra, e vediamo qual è la più veloce. Prima te entrare nella curva, tanto la velocità è sempre uguale, no? Sia che la fai di qui o che la fai di qua. Quindi? Quindi è giusto, secondo me è meglio arrivare più forte lì. Che arrivi prima qui che dell'altro che fa. Allora si passa sotto. Si passa sotto? Sì. Vai, passa sotto. Volevo farti una domanda tecnica, Albi, ma qua in questa curva molto larga, sì, con la tua M29L allungata, come ti troverai domani? Così. Questa curva è strettissima, ragazzi, però almeno c'è un po' di terra per poi continuare su delle lastre super viscide. Se prima erano viscide le pietre, qua ancora peggio. Cioè, ragazzi, con tutto lo spazio che avevano, vero Albi? Madonna. Qua. Neanche le enduro sono così strette. Neanche le enduro sono così strette. Con tutta l'immensità di sentiero c'era anche lì la linea dritta. Niente. Qua. Non è un doppio. Beh, ma se tu guardi la morfologia del terreno, qua abbiamo una zona pianeggiante, qua ritorna un pochettino su, potresti considerarlo come un doppio, no? No. Sì, invece. Là invece dove è caduta Brooke McDonald si è rotta la clavicola, quindi stiamo attenti a questo drop. Che non è niente di difficile, però è alto. Dopo il salto c'è questa sinistra qua molto molto impegnativa, c'è questo roccione qua super scivoloso e poi molte pietre messe un po' a casaccio. Real qua. Per poi andare in una linea abbastanza veloce che richiede un doppio per guadagnare parecchia velocità. Quindi l'idea è allargarsi un po' qua sopra, scendere e da lì saltare fino a dopo la pietra. Non è grosso, ma se ci arriva davvero scomposti in mezzo a tutte queste pietre viscide. Dopo si copia questo gradino e si cerca di saltare da qua a quel gruppo di pietra laggiù per poi fare la curva interna. Qui invece è dove in finale di Coppa del Mondo sono cappottato. C'è anche il video, guardate. Praticamente sono atterrato più o meno in quella zona lì e qualcosa mi si è agganciato al pedale, eppure ero bello dritto. Appena sono atterrato mi sono appunto catapultato in avanti e sono finito laggiù tra le pietre. Questo tratto qua si chiama Pinball, è davvero una lavatrice, cioè la bici va a destra e a sinistra in mezzo a questo muretto che è davvero stretto. Guardate infatti qua com'è stretto. Abbiamo appena passato la metà della pista e direi che è proprio il tempo giusto per uno snack. Scimpanzé Binatural, questa volta Crunchy Peanut. Sembra la Ferragni. Tocca? Fa così. Vuoi assaggiare? Com'è? Buono. Super buono. Ragazzi, link in descrizione, Scimpanzé Binatural, e noi continuiamo col track walk. Finalmente ha smesso di piovere. Questa è la parte finale del tratto che vi dicevo, molto molto difficile. Non c'è una vera e propria linea, si scende un po' non a caso, ma cercando di seguire una linea più dritta possibile che ti porti verso la fine. E qui abbiamo un tratto molto interessante con queste gobbone, ma piene sempre di pietre. E poi si va in là dove c'erano due doppi molto molto grossi. Ok, questa sezione inizia con questo scalino abbastanza grosso dove si atterra su queste pietre e poi qua uno scalino ancora più alto, non si vede bene ma è bello più alto e si atterra davvero nel piatto. Bisogna cercare di non perdere troppa velocità qua perché dopo ce n'è bisogno. Qui si cerca di spingere il più possibile andando a prendere l'unico pezzo di terra che c'è e poi qui si tira su e si atterra laggiù. Adesso hanno messo un po' più di terra rispetto agli anni scorsi quando c'era la gara, quindi sembrerebbe un po' più fattibile.
È abbastanza lungo e pieno di pietre e non c'è assolutamente margine di errore, perché altrimenti la linea più lenta è questa, però si devono fare tanti scalini, tante pietre e si rallenta davvero tanto. Il primo doppio sicuro è il più difficile di tutti, hai davvero poco margine di atterraggio e dopo si continua con questo, bisogna stare molto interni vicino a questo bellissimo ulivo, però è il più facile di tutti. Il terzo invece è il più grosso, ma bisogna solo tirarla su. Questo è parecchio grosso. Purtroppo bisogna fare assolutamente il primo salto per fare poi gli ultimi. Non si può non chiudere il primo, ma fare questi altri due. E se non si fa, purtroppo si perde davvero tantissima velocità, si perdono tantissimi secondi, quindi è cruciale farlo. Dopo continuiamo in una parte di pista un po' più pianeggiante, dove bisogna pompare ed essere molto precisi, che inizia con questo salto qua, molto spettacolare ma super facile. Un pezzo all'aperto, ritorniamo nel bosco, molto molto buio in questo momento. Entrata con una doppia linea, ma penso che la migliore sia qua esterna. E poi qui, grossa doppia linea. L'interna si fa un po' meno strada e bisogna però stare attenti laggiù vicino all'albero. L'esterna invece si perde un po' più tempo qua in entrata, però poi sembra essere più veloce in uscita dal piano. Vedremo domani, proveremo di nuovo in due quale sarà la migliore. Come avete visto, la tratta finale è abbastanza pianeggiante, non c'è niente di difficile, però è molto molto importante far scorrere la bici e non perdere velocità e pedalare nei posti giusti. Quindi pezzo domani da provare molto bene. E poi si arriva qua, nell'ultima curva del sentiero, prima di attraversare la strada. Il video però finisce qua perché non è ancora tracciato dalla strada in poi, quindi vi invito a iscrivervi al canale, mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto e scrivetemi se questo tipo di video vi piace oppure no, ne volete vedere degli altri. E soprattutto guardate il video di domani perché vi farò vedere la pista intera on board. Ciao!